Bentornati su Pokémon Zaffiro Alpha. In questa nuova parte andremo di certo a finire l'esplorazione del percorso 112 e molto probabilmente andremo a vedere qualche piccolo extra insieme. Quindi, senza indugiare oltre, andiamo da questa parte a destra per entrare ufficialmente nel percorso 111, proprio così. Da questa parte avremo la possibilità di trovare un fantallenatore. Oh! Fammi vedere se la tua squadra è forte. Ok, caro. Parte la sfida di Egidio Fantallenatore, che possiede tre Pokémon. Il primo è Electrike. Dunque. Allora, ho anch'io Electrike, quindi non è un'ottima mossa. Magari attaccare, no, non lo è. Quindi meglio sostituire, mettere in campo Grovyle. Tra l'altro manca pochissimo per l'evoluzione del mio Electrike. Se non erro si evolve a livello 26. Quindi sì, molto, molto, molto bello avere già un Minectric in squadra. Dunque, attacchiamo con Crescipugno, riusciamo ad aumentare il nostro attacco, ma Electrike resiste. Quindi di nuovo Crescipugno e mio Dio, quasi KO Electrike. Però dai, fa niente. Non mi paralizzare, non mi paralizzare, mi paralizza. È inevitabile incavolarsi su queste cose, vabbè. Fa niente, dai. Electrike va KO grazie all'attacco rapido e Zigzagoon sale a livello 19. Questo è capace pure di evolversi, volete vedere? Allora, oh, prossima scelta, Bagon. Restiamo in campo con Grovyle, conviene. Vai con Crescipugno. Aia, morso, no? E tentenniamo. Tentenniamo, siamo pure così sfortunati da tentennare. Oltre ad essere paralizzati, tentenniamo. Sì, perché tutto si tiene su una logica, grazie mille, ok? Dai, su, basta. Botti in testa. Tentenne non può agire! Non ci credo! Dai! No! Ti prego! Sono paralizzato e non posso agire. No, dai, ti prego. Attacca, 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 attacca. Usa morso e non mi fa fuori, però... Ragazzi, è impossibile. È impossibile. Non ci credo. Va bene, dai. Usiamo una gassosa per curarci. Cioè, avrò saltato più o meno 5 turni. E niente. Dragospiro. Ottima mossa. Ok. Continua con botti in testa. Io non posso attaccare. Cioè, sono tipo... Ok, dai, da bravo. Oh, Crescipugno. Mio Dio, ci è riuscito. Ok, va bene. Molto, molto bene. Ragazzi, ci siamo. L'ultima scelta di Egidio Fantallenatore è appunto Makuhita. Quindi sostituisco e metto Swellow, che magari è meglio. Sì, sì. Ok, spero di essere più veloce. Dai, Bruciapelo. Oh, mi fa saltare un altro turno, grazie mille, carissimo. Dai. Era salto, zam zam. KO Makuhita, quindi vinciamo sul Fantallenatore, che mi ha messo parecchio bastoni tra le ruote. Vedo che è piuttosto forte. Sì, è forte, ok? Basta. Dunque, ragazzi, da questa parte troveremo il tizio delle basi segrete, rinominato così da me, tra l'altro. No, vabbè, comunque, ha il suo nome, si chiama Hyperio. E allora stiamo un po' a vedere cosa accadrà arrivati a questo punto. Il mio fiuto non mi inganna. Sento il profumo dell'avventura. Questo è senza dubbio un punto segreto. All'interno ci sarà di certo abbastanza spazio per farne un posto super fantastico. Oh, che succede? Ciao, Hyperio. Uomo dalle grandi occhiaie. Ehi, allenatore, posso esserti utile? Come dici, non hai bisogno di me. Su, su, non fare complimenti e sta a sentire. Quello che ho da dirti, potrebbe interessarti. Io mi chiamo Hyperio, ho 25 anni e sono originario di Unima. Sono un tipo stravagante, mi piace l'avventura
e mi piace l'avventura. Da 11 anni viaggio alla ricerca di me stesso, inseguendo un sogno. Qual è il mio sogno? Esplorare la regione di Hoenn e trovare il luogo ideale per costruire la mia super base segreta. Oh, aspetta, non dirmi che non sai cos'è una base segreta. Che vita triste che deve essere la tua. Ma non ti preoccupare, rimediamo subito. Allora, prima di tutto ti spiego in due parole cos'è una base segreta. Una base segreta è un posto speciale per te, in cui puoi invitare chi desideri. Allora, che ne dici? Non ti sembra un posto fantastico? Visto che siamo qui ti insegno a costruirne una. Prima di tutto, prendi questa. Oh, otteniamo la MT-94 che contiene appunto Forza Segreta. Forza Segreta è la MT che potrete usare facendola apprendere a un Pokémon, ovviamente, che magari ne è capace. Niente, Forza Segreta vi permetterà di scavare la vostra base segreta in quelle strane incavature che magari vedete nelle rocce o che semplicemente vedete in giro per la regione di Hoenn. Magari non per forza sulle rocce, ma su altro. Un esempio particolare è tipo su quest'albero. Però vabbè, le migliori solitamente sono sulle rocce. Ok. Forza segreta è una mossa che ha il potere di scovare l'ingresso di certi luoghi nascosti. Luoghi nascosti, beh, per noi avventurieri sono dei veri e propri punti segreti. Proprio così. Inoltre, ragazzi, dimenticavo che avrete la possibilità di ritornare a Porto Selcepoli dal tizio, al mercato di Porto Selcepoli, dal tizio che vi chiedeva se aveste, cioè se magari avevate forza segreta. In modo tale, cioè in poche parole, potrete acquistare tantissimi magari mobili, accessori, eccetera eccetera, per la vostra base segreta ideale. Quindi magari ritornate a Porto Selcepoli, che magari vi conviene. Dunque, per esempio questo, sì, questo è proprio un punto segreto. Quando vedi un albero sospetto come questo, usa forza segreta e una liana scenderà giù. Oh, che bello. Niente male, vero? In questo modo si crea un'entrata che dà accesso a un punto segreto. Questo è il primo passo per costruire una base segreta, ricordatelo. Dunque, entriamo qui dentro. Oh, che bello. Molto molto spazioso. Ma non proprio. C'è di meglio, sì. Qui dentro non è niente male. Devi sapere che all'interno dei punti segreti può essere di varie forme e dimensioni. Quindi, quando trovi un punto segreto, ti consiglio di entrare e dare un'occhiata. Un giorno qualcuno costruirà qui una base segreta, l'abbellirà con tante decorazioni e tante persone verranno a visitarla. Non vedo l'ora che accada. Ok. Come hai detto che ti chiami? Oh, già, Dark. Ascolta Dark, voglio dirti un'altra cosa. Quando sei felice devi esprimerlo a parole, manifestare le belle emozioni, trasmettere allegria. Trasmettendo allegria, non lo so, non ho letto bene. Allora, dimmi un po', che cosa dici quando sei felice? È già prescritto, evviva. Magari mettiamo un'altra cosa. Mettiamo... Ok. Aspettate un attimo, ok. Urrà, va bene, urrà. Urrà! È un punto, un bel punto esclamativo. Ok, va bene. Dunque, che mi dici? Urrà! Però niente male, eh? Vuoi sapere perché te l'ho chiesto? Ma è ovvio, perché il futuro ti riserva un sacco di momenti felici. E sai dove vivrai tutti questi bei momenti? Ma è ovvio, nella base segreta, dove regnano la felicità e l'avventura. Potrei costruire qui una base segreta, ma questo posto mi sembra proprio adatto a te. Quindi credo proprio che ti cederò questo nascondiglio. Ok, grazie mille Iperio. Quindi Iperio ci dà una mano a posizionare il PC e la bandierina insieme ai segnaposti che vedete che ci sono lì. Bene, d'ora in poi questa sarà la tua base segreta. Scegli le decorazioni che preferisci e decorala. Ah, vuoi sapere come fare per decorare la tua base segreta? È semplice, basterà prendere le decorazioni dal PC e posizionarle con stile. Quel PC, sì, ho capito Iperio, ho capito. Quello è il PC. Oh, mamma. Non l'avrei mai detto, carissimo. Accendilo e seleziona decora la base, poi metti le decorazioni dove preferisci. E ora, sorpresa! Ecco a te le decorazioni... Ecco delle decorazioni per te. Oh, grazie mille.
Questa non la ricordavo, quindi bene, Hyperio ci donerà degli accessori per la nostra base segreta. Un'ultima cosa, oltre a costruire la tua base segreta potrai anche visitare quelle degli altri. Se trovi la base segreta di qualcun altro prova ad entrarci, ed è qui che arriva il bello. Raccogli le bandiere che trovi accanto ai PC nelle basi segrete degli altri, avrai una bella sorpresa. Ma non aggiungo altro, non voglio rovinarti il piacere di scoprire tutte le meraviglie delle basi segrete. Della base segreta. Bene, adesso devo proprio rimettermi in marcia alla ricerca della mia base segreta ideale. È arrivato il momento di salutarci, ma spero di rivederti, Dark. Se hai bisogno di me, mi troverai alla Gilda delle basi segrete di Forestopoli. Dunque, Forestopoli è ancora un po' lontano da qui, però ok. Arriveremo comunque a Forestopoli. Allora, questa qui dovrebbe essere la mia base segreta provvisoria, perché sì, non vi aspettate mica che rimarrò qui per l'eternità. Sì, mi cercherò anch'io una base segreta e con molta probabilità vi farò sapere dove è situata. E adesso vi faccio vedere un'altra cosa. È una bandiera normale, esatto. Allora, accediamo a questo PC per vedere tutte le decorazioni. Decora la base. Sì, vediamo un po' cosa c'ho però. Ok, questo è un mini tutorial ma non mi serve. Tavoli. Tavolo piccolo, ho un tavolo di legno. Posizioniamolo qui. Mi piace qui. Hai finito di decorare? No. Ok. Mo che devo fare? Cosa vuoi fare? Ok. È tipo qui che devo fare mo? Sgabelli. Sgabello piccolo. Lo metto qui, accanto al tavolino. Poi cosa abbiamo? Oh, abbiamo i tappeti. Tappeto surf, che bello. Voglio metterlo qui. Fa figo qui, mi piace. Piante. Abbiamo una pianta rossa. La mettiamo nell'angolino. Le piante sono sempre un ottimo... È sempre un ottimo decoro, sia per le case che per tutto. Arredi. Letto comodo, barriera. Che non capisco cosa possa servire, una staccionata. Impedisce di proseguire. Quindi io potrei mettervi una bella barriera qui davanti, vi immaginate, no? No, no, non voglio la barriera. Letto comodo, dove posso posizionare il mio letto? Non lo so. Anche perché ho fatto prendere un po' troppo spazio a tutt'altro. Bene, non posizionerò il letto. Decorazione da parete. Ho un poster con la Pokéball, che bello. Boh, mettiamolo qui. Poi, le bambole. Vi ricordate delle bambole che il tizio di Ciclamipoli ci ha donato? Sì, sì, le posizionerò qui. Ok. Ok, ancora bambole. La bambola di Torchic e quella di Mudkip, che posizionerò tipo nell'ordine adatto degli starter. E apparecchiature, abbiamo un lume difettoso. Why? No, non voglio metterlo. E basta. Quindi questa qui dovrebbe essere la nostra base segreta provvisoria. Sì. E vi chiederete sicuramente, o magari no, come faccio a visitare questa base segreta? Ve lo dico subito. Allora, qui avremo la sezione QR code, che sarebbe il codice QR dove vi farò vedere. Cioè per adesso, rivela la tua base segreta. Vi rivelerò il codice della mia base segreta. Ma perché sono... ho un avatar stranissimo. E beh, questo qui comunque è il mio codice QR. Voi potrete passarlo sullo scan del vostro Nintendo 3DS. E in questo esatto punto troverete questa base segreta che è la mia. Finché magari non la cambierò, e questo è il fatto. E magari vi farò anche sapere dove si troverà la prossima. Ok. Ok, come vedete sullo schermo inferiore c'è anche cerca una base segreta. Poi magari vi parlerò meglio delle basi segrete. Poi, rimuovi preferiti, profilo segreto. Che sarebbe?
Messaggio allegro, messaggio di incoraggiamento, no. Lista basi segrete, quelle che non ho ancora. Non conosci ancora giocatori che hanno creato una base segreta. Spegni il PC. Quindi ragazzi, potrete farmi visita qui dentro. E niente, usciamo da questa base segreta per andare a vedere altro verso il percorso 111. Da questa parte posso usare... No, ok, posso anche raggiungere quella parte dopo. Però, volendo, mi fa comodo. Mi farebbe comodo, sì, curare i miei Pokémon. Da questa parte c'è la casetta della vecchietta di cui vi parlavo poco fa. Ostello della nonnina. Dai sollievo alle tue stanche membra. Ok. Ciao, nonna. Oh, mamma mia, la tua squadra è affaticata. Qui puoi fare una pausa. È una buona idea. Vuoi riposarti? Aha, esatto, fai una pausa e riposati un po'. Grazie mille. Ok. Oh, dopo esserci curati, vero, dimenticavo che continuerà a dirci, a ripeterci se vorremmo riposarci ancora una volta, ma diciamo che è una ripetizione fatta apposta per farvi magari stancare della solita frase che vi continuerà a ripetere. Però comunque, ok, qui troviamo una bimba, che non è una bimba ma è Mirta, ragazza delle fiabe. Possiede due Pokémon, il primo è Spoink. Oh, Spoink, che tra l'altro troveremo tra qualche percorso, comunque non è molto lontano, sì. E niente, vai con Scintilla. Ok, siamo prontissimi a lottare con Electrike. Dai, devo riuscire a farti evolvere. Magari nella prossima parte ci riuscirò. KO Spoink. Dunque, Grovyle sale a livello 32. E la prossima scelta è Mawile. Mawile. Continuiamo con Electrike e attacchiamo con prepotenza, grazie. L'attacco viene diminuito. Attacchiamo con raggio scossa. Tanto è speciale. O per meglio dire, mi aumenta l'attacco speciale. Bene. Mawile usa profumino. Attacchiamo con Scintilla. Va bene comunque. No. Oddio. Vabbè, comunque è stato paralizzato e non può agire. Meglio così. Attacchiamo con raggio scossa. Mi aspettavo più danno da Scintilla, però ok. Magari è per la prepotenza di Mawile. Che è andato... Che non ha fatto poi così tanti danni. Ok, ragazzi. Abbiamo sconfitto Mirta, ragazza delle fiabe. Ah, ci picca, sei un allenatore davvero forte. Eh già. E da questa parte troveremo... Tu chi sei? Ho annaffiato le piante ogni giorno e sono sbocciati molti fiori. Sono spuntate anche molte bacche. Ecco, prendine una. Oh, teniamo la bacca lampon. A proposito, qui non troviamo strumenti? Mi sa di no. No, non ci sono strumenti qui. Però dovete sapere che nel prossimo percorso troveremo parecchi strumenti, proprio parecchi. Quindi, magari... Armatevi di ricerca strumenti, andate a prenderne tantissimi, tutti quelli che ci sono. E niente. Qui troveremo delle bacche a frago. Che bello. Utili anche a fare le pokemelle, quindi non dimenticate. Di qua invece, te chi sei? Ciao. Eh? E tu che ci fai in un posto simile? Per caso ti sei perso anche tu? No, proprio no. Ciao Enrique. Oppure Eric, non lo so. Giramondo, possiede un Linoon. Ok, eccoci qui. Usiamo raggio scossa. Linoon usa Segugio. Volete vedere che tra un po' ci avrò anch'io Linoon? Mo' tipo Zizzo quando si evolve. Ok, vai con Scintilla. Aia, botte in testa fa danno. Ok.
Ultimo scintilla, se magari me lo permette. Aio! Mamma mia, che danno. Ok, KO Line 1. Ce l'ho fatta, fortunatamente. Dunque, livello 24 per il nostro Electrike. Mancano esattamente 2 livelli all'evoluzione. Sono emozionato. Vorrebbe apprendere Morso. Morso è carina come mossa. Magari togliamo Grido di lotta. Cioè, mi serve da variante più che altro, perché sì, non posso usare sempre mosse di tipo elettro. Magari una mossa di tipo buio può anche servire, quindi per adesso faccio apprendere appunto Morso. Ero così disorientato che ho perso anche la lotta. Non dovevi distrarti, ok? Dunque, da questa parte troveremo un elisir. Ottimo. Sì, sì. E anche un inserimento per una base segreta. E niente, ragazzi. No, c'è un'ultima fantallenatrice che devo battere. La tua squadra è veramente ammirevole. La manderesti in campo contro di me? Subito, dolcezza. Parte la sfida di Gemma fantallenatrice. Quant'è carino lo sprite dei fantallenatori. Molto molto carino. Fatto parecchio bene. Ok, Wingull. Dovrei essere più veloce, quindi scintilla. No, attacco rapido. Oh, resisto. Che bello. Scintilla. Secondo Pokémon della fantallenatrice, Namel. Meglio sostituire e mettere in campo Swallow. Sì, sì. Eccoci qui. Ciao, Namel. Allora, con Swallow è meglio usare Aeroassalto, sì. Molto meglio. KO Namel. Ultimo Pokémon della fantallenatrice. Stiamo subito a vedere. Oh, quasi livello 31. Intanto Zigzagoon sale al 20. Dovrebbe evolversi, tra l'altro. Ultimo Pokémon è Roselia. Roselia! Che bello. E allora niente, di nuovo era assalto. Per così dire, mandiamo KO tutto il team intero. Sì, ok, fatto. E livello 31 per il nostro Swallow, che si mantiene proprio bene. Sì, sì. Abbiamo avuto la meglio su Gemma fantallenatrice. Non era solo un'impressione, la tua squadra è proprio forte. Eh già. Allora, sì, si evolve Zigzagoon, che bello. Wow, si sta tipo evolvendo il Pokémon che mi è soltanto d'aiuto e che non rientra nel mio team. Però ok, va bene così. Abbiamo Linoon dietro. Linoon! Che bello. Cioè sì, Linoon ha un ottimo design, è carino. Se non fosse per magari la potenza che c'ha, potrebbe anche essere forte in competitive, però non è molto usato. Ok ragazzi, direi che per questo episodio è proprio tutto. Da questa parte troveremo il percorso 113, dove vedremo molte cose, molte cose. Vi consiglio di restare aggiornati con il mio canale, di seguire gli episodi di Pokémon Zaffiro Alpha. Inoltre vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questa parte, di commentare sotto dicendomi la vostra, sempre su tutto, magari su quello che ho fatto. Magari scrivetemi se avete... se avete preso la scan della mia base segreta e l'avete messa sul vostro 3DS, eccetera eccetera. Vi ricordo anche di passare su PokemonTimes.it per restare aggiornati su tutte le novità inerenti ai Pokémon, e quindi non perdetevene una. Ok, Dark vi saluta e noi ci si becca con la prossima parte di Pokémon Zaffiro Alpha. Ciao a tutti!